Diamo il benvenuto, anzi il ben trovato, a Giorgio Pallini in collegamento con noi. Ciao Giorgio, ben trovato. Ciao Giacomo, buongiorno a te e buongiorno a tutti. Detto del mercato europeo, si fa tanto parlare, come giusto che sia, perché è periodo di trimestrali, dei big tech, dei big tecnologici che stanno appunto pubblicando i loro conti. È stato il caso di Alphabet e di Microsoft ieri, nella notte Facebook e Apple, sono attese nuove trimestrali che riguardano ad esempio Twitter e Amazon, al punto che c'è chi comincia a chiamarli in un altro modo, insomma, non più FANG, ma con un'espressione che in effetti ci strappa anche un po' un sorriso, e gli amici a casa lo vedono già dal nostro titolo. Eh sì, è vero, questa è la settimana più importante di tutto il ciclo delle trimestrali. Primo trimestre del 2021, conti esorbitanti, cifre e numeri da record, utili in crescita, ricavi in crescita, capitalizzazione di mercato chiaramente in crescita con questi nuovi fortissimi rialzi, e quindi andiamo subito a spiegare quello che è il motivo per il quale negli ultimi mesi la parolina magica FANG, che dal 2016 ad oggi ha trascinato al rialzo senza mezzi termini tutto il mercato azionario, questa parolina FANG si sta trasformando nelle ultime settimane in FATMAN, ovvero i FANG hanno incluso anche altri titoli come chiaramente Tesla, uno di questi, che è entrato a far parte delle magnifiche sette sorelle, chiamiamole anche in questo modo. E perché FATMAN? Perché FATMAN in inglese significa uomo ciccione, sostanzialmente, e ciccioni sono in realtà i conti, gli utili appunto di queste big tech che ormai dominano i mercati. Se pensiamo ad alcuni numeri, Giacomo, stiamo parlando di aziende che ormai capitalizzano in borsa quanto il PIL di un intero Stato. Se pensiamo al PIL italiano pre-Covid, quindi facciamo riferimento al 2019, abbiamo avuto come nazione, come PIL, circa 2.000 miliardi di dollari, quindi 1.960 miliardi circa di euro. Pensate che la capitalizzazione di Microsoft proprio negli ultimi giorni è arrivata a 1.920 miliardi di dollari. Apple addirittura è andata oltre, siamo sopra i 2.200 miliardi, quindi iniziamo veramente a capire di cosa stiamo parlando se facciamo una comparazione con quella che in qualche modo possiamo chiamare economia reale, no? Quindi mettendolo a paragone con degli enormi stati, tant'è che ci sono diversi gestori, anche italiani molto importanti, che paragonano proprio queste aziende a degli stati e in qualche modo fanno intendere che i capi di governo o comunque i governi europei e anche quello americano, ovviamente, ormai iniziano a relazionarsi sempre di più con i CEO di queste grosse multinazionali, proprio perché l'impatto economico è diventato molto molto importante. E siccome mi ha anticipato, Facebook ed Apple esattamente ieri sera hanno rilasciato gli utili che battono tutte le attese, e anche se questo è un po' il giochino che in America sono bravissimi a fare da tantissimi anni, però ancora una volta utili per azioni, se prendiamo Facebook, di 3,30 dollari rispetto ai 2,37 dollari stimati, ricavi in crescita di qualche punto percentuale, 26 miliardi di dollari rispetto ai 23 previsti. Molti di questi ricavi di Facebook sono stati condizionati dall'aumento della pubblicità sulle piattaforme social di Facebook e Instagram. Questo aumento di ricavi è dovuto anche al fatto che la pubblicità adesso sui social Facebook e Instagram costa di più rispetto a prima del Covid, di circa il 30%, e difatti questo incremento di costi ha fatto lievitare anche i ricavi. Ma il titolo è stato molto apprezzato e ieri sera in aftermarket è salito addirittura del 6%, quindi andando a segnare dei nuovi massimi di periodo, ancora non i massimi storici di qualche mese fa, ma ci si sta avvicinando. Apple anch'esso batte nettamente le stime, utili per azioni a 1,40 dollari rispetto a 1 dollaro per azione preventivato dagli analisti, mentre i ricavi sono cresciuti, udite udite, del 53% rispetto allo stesso trimestre del 2020. Quindi possiamo prendere il periodo all'incirca pre-Covid. Ricavi che hanno colpito un target fondamentale, importante, i 90 miliardi di dollari quasi, che vengono appunto messi in paragone con quello che era il ricavo del 2020 e del 2019. Quindi in qualche modo la pandemia, l'abbiamo detto miliardi di volte, è come se non avesse quasi inciso sulle big tech, anzi ne hanno accresciuto il valore. E una grossa fetta dei ricavi per quanto riguarda Apple
proviene proprio dalla vendita dell'iPhone, che ha di nuovo questo super impatto nel mondo tecnologico. Ben 48 miliardi di vendite provengono proprio, scusate, 48 miliardi di ricavi provengono proprio dalla vendita dell'iPhone. Quindi numeri da ultra capogiro, veramente ciccioni, ecco, per riprendere il termine Fatman. Eh sì, torniamo al termine Fatman, che appunto ci fa anche un po' sorridere sostanzialmente, ma che ci fa capire ancora meglio di che cosa stiamo parlando. Peraltro adesso abbiamo parlato di Facebook e Apple, hai parlato di Facebook e Apple, sarebbe molto interessante scoprire qual è il destino dell'apertura, insomma, da parte di entrambi i titoli. Abbiamo visto ieri che l'oscillazione è stata attorno ai 10 punti percentuali di guadagno e di perdita per i vari titoli tipo come Alphabet o come appunto Pinterest o Spotify alla fine di poi della pubblicazione degli utili. Quindi sicuramente sarà molto interessante capire l'andamento di Facebook, che lo vediamo peraltro in una lateralità di breve, insomma, guardando appunto la chiusura di ieri a partire dal 13 aprile. Scusate, questo è Apple, chiedo scusa, il grafico che vedete è Apple, mentre Amazon, scusate, Facebook, sto facendo un po' di confusione, Facebook aveva già segnato ieri un rialzo del più 1,16%, probabilmente qualcosa era trapelato, anche perché vedo che a livello di volumi c'è stata una piccola impennata, ma suppongo che insomma i numeri importanti si vedranno oggi. E poi, come anticipato, insomma, abbiamo Amazon e Apple in prossimità di pubblicazione dei dati. Tra questi titoli che abbiamo segnalato, insomma, aspettando l'apertura di Wall Street, secondo te da quale potremmo aspettarci la partenza più vivace, diciamo così? Ma decisamente loro due, i titoli che hanno portato alla luce i dati e gli utili ieri sera, quindi Facebook e Apple decisamente. Lo abbiamo detto, Facebook aprirà sui nuovi massimi storici a 326 dollari, questo è un pochino il dato del pre-market, quindi più 6% rispetto all'apertura di ieri sera. Eh sì. Si salirà ancora, non so se oggi stesso, perché quando poi ci sono questi enormi gap up al rialzo, magari i prezzi vengono riassorbiti anche nel corso della stessa giornata. Però Facebook con questa impennata, con questo nuovo strappo al rialzo, mette nel target un'area di prezzi tra i 335 e i 340 dollari per azione. Tecnicamente, poi chiaramente è una proiezione, non è detto che venga raggiunto. Però con questo strappo al rialzo, nuova espansione del prezzo ancora verso l'alto, ancora margine di crescita di qualche punto percentuale. Mentre Apple, come abbiamo detto, anzi, se posso, Giacomo, condivido anche il mio di grafico, Certo. se sei d'accordo, proprio per cercare di spiegare un attimino quello che può essere, eccolo qui, forse lo vedete già. Eccolo. Eccolo, quello che può essere andamento tecnico. Questo è un grafico giornaliero del titolo Apple che da settembre dello scorso anno, quindi negli ultimi 7-8 mesi, si sta muovendo all'interno di questo canale rialzista, chiaramente. Dopo i minimi colpiti per tutto il mese di marzo, perché più volte il titolo è rimbalzato in area 119-120 dollari, è partito questo movimento che nelle sedute precedenti, quindi dalla scorsa settimana fino a ieri, ha sempre colpito un'area di resistenza all'incirca sui 135 dollari, che equivale alla mediana di questo canale rialzista. Oggi l'apertura, il pre-market, come vedete, indica già 136, quasi 37 dollari, per cui teoricamente balziamo sopra la mediana di questo canale rialzista e tecnicamente la proiezione indica un'area da raggiungere tra i 143 e i 145 dollari, quindi proprio per pareggiare i massimi di gennaio 2021. Anche qui non intendo che vengano raggiunti oggi, però per la prima decina del mese di maggio potrebbe essere un target da raggiungere, anche perché ieri sui mercati americani il più grosso volume di scambi di tutte le azioni scambiate sui mercati americani indicavano delle call sopra i 140 dollari per quanto riguarda Apple. Quindi in qualche modo il prezzo verrà tirato da quella soglia e vedremo se nelle giornate successive in qualche modo ci sarà lo spostamento ancora al rialzo di queste indicazioni. E come dicevamo prima, Giacomo, faccio un leggero passo indietro. Le capitalizzazioni di tutti questi indici, di questi titoli, continuano a crescere.
Tant'è che la componente dei Fatman, quindi torniamo lì ai titoli ciccioni, grossi, grassi del mercato, in qualche modo sbilancia completamente quell'equilibrio che c'è con la capitalizzazione di Wall Street. Non so se vedete questo grafico, dove appunto riportiamo quella che è la capitalizzazione dei principali sette titoli, che è completamente più alta rispetto all'altra, a tutto il resto del mercato, sostanzialmente, proprio per far capire quanto è diventato potente il mondo delle big tech, soprattutto negli ultimi 5-6 mesi. Ma da dove siamo partiti? Ecco, questo è un po' quello che può guadagnare, secondo una stima di ricerca di un sito americano, quanto guadagnano le aziende delle big tech ogni minuto. Parliamo di numeri, di dati, di capitalizzazione, di ricavi, come abbiamo detto prima. Se pensate ad Amazon, si è stimato che in un solo minuto i ricavi abbondano a 950 mila dollari per ogni minuto di ogni giorno. Apple ne incassa circa 850 mila dollari ogni minuto. La più piccolina, che è Netflix, comunque sia un ricavo di oltre 50 mila dollari al minuto. Quindi capite che poi, minuto dopo minuto, arriviamo a quella somma di 90 miliardi di ricavi, come abbiamo detto prima, su Apple nel primo trimestre. Sono numeri enormi. Ma da dove siamo partiti? Dal 2010 avevamo dei Fatman, in realtà 5 titoli: Microsoft, Google, Apple, Amazon e Netflix. Netflix era già quotata nel 2010, a differenza di Facebook, che come vedete non è in questo grafico. E le capitalizzazioni erano piuttosto bassine, mettiamola così. La più alta era Microsoft, presente sul mercato dai tempi della bolla del 2000, con 270 miliardi. Via via, nel corso del tempo, sono entrati gli altri titoli, come anche Tesla, già nell'agosto del 2010. Pensate, Tesla, dal 2010 fino all'anno scorso, ha avuto una capitalizzazione sempre sotto i 70 dollari per azione. Oggi ne vale più di 700, quindi completamente esplosa, e lì siamo in piena bolla e ne abbiamo parlato tante volte. Poi entra anche Facebook nel 2012 e nel frattempo vedete come cresce la capitalizzazione di questi titoli, in special modo Apple, che già arriva sopra il mezzo miliardo. Mezzo triliardo, scusate, 500 miliardi di dollari già nel 2012. Giorgio, Si noi stiamo continua a ancora, crescere. ti interrompo, scusami, ma stiamo ancora vedendo in realtà il grafico di Apple. Non so se invece ne stavi mostrando altri di cartelli, ma sulla condivisione siamo ancora su Apple. O in realtà magari per un attimo ti abbiamo rivisto, adesso forse stiamo facendo un altro tentativo Complassi, di sì. condivisione, vediamo se siamo più fortunati. Sì, eccomi qui. Perdonate, ero sui grafici, quindi ero partito da questa bilancia dove rappresenta proprio Eccola qua. quello che è lo scompenso tra le principali sette sorelle del comparto tecnologico e tutto il resto, mettendo anche insieme i principali titoli del settore industriale americano. Quindi, come vedete, la bilancia pende decisamente dalla parte dei Fatman. Mentre poi stavo parlando proprio della capitalizzazione dei titoli, proprio perché nel corso di questi anni la capitalizzazione, partendo dal 2010, è andata sempre a crescere. Come vediamo qui, dicevo, i Eccolo primi qua. titoli Microsoft, Google, Apple, Amazon e Netflix, già presenti nel 2010 in borsa. Successivamente, chiaramente, sono entrati anche gli altri titoli. Le capitalizzazioni iniziano a prendere corpo. Apple già nel 2012 vale più di 500 miliardi in borsa. Entrano altri titoli come Facebook, quotata all'incirca nell'estate del 2012. E poi, con il corso del tempo, degli anni, vedete come la capitalizzazione di questi titoli continua a crescere. Siamo già nel 2016 con tutti e sette i titoli chiaramente presenti. Inizia a crescere anche la quota di Amazon, che fino al 2016 non era così enorme rispetto alla capitalizzazione in borsa, e continua la corsa a tre tra Apple, Google e Microsoft. Nel 2016, ricordate, è arrivato Trump, il mercato è esploso completamente al rialzo, le capitalizzazioni sono aumentate e questi titoli tecnologici hanno aumentato come aziende i loro fatturati proprio perché con Trump c'è stata la detassazione fiscale, no? In qualche modo sono scese le tasse, gli utili Sì. sono esplosi, anche perché poi si lavora in holding, in sedi estere, paradisi fiscali, quindi figuratevi quanto può crescere. E nel 2018 arriviamo ad avere la prima trillion company sul mercato, Apple, che sfiora quota 1000 miliardi di dollari. Ma non è finita qui, l'abbiamo appena detto. Nel 2019 continua questa gara al rialzo tra tutti i titoli, fino a quando arriviamo. Ecco, questa è un'istantanea, secondo me, interessante. Siamo a febbraio 2020, il 19. Ricordate, febbraio, il 20 febbraio 2020 viene dichiarato, siamo quasi sulla Eh pandemia. sì, siamo a ridosso Siamo a dell'annuncio, ridosso, insomma, esatto. sì.
Borsa italiana crolla del meno 10% in una singola giornata, proprio in quel giorno. Guardate quanto quotavano i principali titoli. Siamo con Apple, Microsoft, Google e Amazon sopra i 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazioni in borsa, ovviamente. Andiamo un pochino più avanti, arriviamo al settembre del 2020, quindi passata la fase critica, mettiamola così, del Covid. Una data Guardate la importante, capitalizzazione. peraltro. Sì, una data importante. Sì, siamo qui a 1.900 per Apple, 1.500, 1.500 Amazon e Microsoft, ma come abbiamo detto siamo ancora andati oltre perché ad oggi Apple ha 2.230 miliardi e così via tutto il resto dei titoli Fatman. E proprio questo incremento così forte negli ultimi mesi ha portato a nominare, a mettere insieme questo anagramma, queste lettere formando proprio la parola Fatman, giocando un po' tra le capitalizzazioni di borsa, la potenza dei titoli sui mercati e quello che sono diventati oggi i principali titoli azionari. Eh sì, con Google che diventa Alphabet e con la N di Netflix, insomma, che va in qualche modo ad aggiungersi, insomma, insieme alla M di Microsoft, eccetera, eccetera. Insomma, questa è la trasformazione, ecco, possiamo definirla così. Io aggiungerei anche che questi sono i primi 100 giorni di Joe Biden come presidente degli Stati Uniti e, insomma, in un modo o in un altro, scopriamo che i primi giorni sono anche stati record per Wall Street. Lo Standard & Poor's 500, che ieri comunque è stato poco mosso, è salito dal 24%, miglior risultato dalla presidenza di Eisenhower nel 1950. Poi Giorgio ha ricordato che con Trump il mercato è schizzato ed è impazzito al rialzo nel lungo periodo, insomma, però a livello dei primi 100 giorni di un presidente degli Stati Uniti segniamo proprio un Trump più che doppiato, che aveva registrato un più 11%. Poi c'è stata appunto l'impennata, anche e soprattutto per i motivi che ci ricordava Giorgio, insomma. Dunque, di Biden, no? Si parlava anche di una Sì, bravissimo. gestione tutt'altro, ma che sembrava sleepy, in realtà è tutt'altro che sleepy. E effettivamente poi, insomma, c'è da dire che se i Fang diventano Fatman, cioè se ne aggiungono di altri e si acquisiscono sempre più peso, da qui torniamo a Fatman, è evidente che la situazione, insomma, è abbastanza chiara. C'è un amico che ci scrive: nonostante i rialzi generalizzati degli ultimi mesi, sembra ci possano essere ancora titoli con potenzialità per partire al rialzo, ma immagino che sia una domanda riferita più su Milano e più su Piazza Affari, per cui non so se prima magari vogliamo usare una chiosa, insomma, per quanto riguarda il ragionamento che abbiamo fatto sulle big tech americane. Ma è chiaro che questa tendenza al rialzo su alcuni titoli anche tecnologici o comunque dei sette che abbiamo analizzato questa mattina continuerà ancora a salire perché di spazio ce n'è, penso a Netflix che ha davanti a sé veramente un potenziale, Vero. non dico enorme, però margini di crescita importanti. Ma anche gli stessi titoli, si parla ormai di diversificazione anche all'interno di queste aziende. Quindi prima parlavo della vendita degli iPhone su Apple. Ma Apple ormai è diventato un mondo a 360 gradi, offre e vende soprattutto tantissimi servizi che continuano a sostenere questo trend. Quindi non sarà una crescita infinita, perché abbiamo sentito già parlare di tasse, di rialzo di tasse nei prossimi mesi in America e comunque gli stati, ecco, prima parlavamo stati contro aziende, contro multinazionali, gli stati europei e gli Stati Uniti stessi si stanno mettendo insieme in qualche modo per cercare di arrivare ad una tassa minima da applicare alle multinazionali. Quindi in qualche modo questi ricavi, secondo me, inizieranno a comprimersi e gioco forza anche magari le capitalizzazioni in borsa inizieranno un pochino a scendere nei prossimi mesi, barra anni. Però questa è solamente un'ipotesi. Siamo in un campo completamente inesplorato, con Certo. liquidità come non se n'è mai vista negli ultimi anni, tant'è che qualche minuto fa lo Standard & Poor's 500 oggi aprirà nettamente al rialzo ancora, è arrivato a colpire il più 30% rispetto ai minimi di novembre, proprio per collegarmi a ciò che dicevi te, Giacomo. Quindi da quando c'è Biden questo mercato che continua ad andare al rialzo senza fermarsi sostanzialmente. Però ecco, no, non cadere nella trappola dell'illusione di un mercato che può solo crescere, perché prima o poi, quando meno ce l'aspettiamo, e potrebbe già essere tra metà maggio e giugno, il mercato va giù di qualche punto percentuale e chi ha comprato su questi livelli purtroppo resterà con l'acciarino in mano. Quindi io continuo ancora a comprare, ma cercando di portare avanti una tattica di mordi e fuggi, anche sui titoli italiani. Ecco, qualcuno chiedeva di Piazza Affari, sto continuando a comprare diversi titoli italiani, ma appena ho un po' di profitto
profitto discreto, lo portiamo a casa perché è inutile restare aggrappati a un trend così alto, così forte, senza una fase di ritraccio. Prima di salutarci, ti giro la domanda di Fiorentino che ti chiede una informazione su Apple. Fiorentino scrive: ho Apple a 122 dollari. A questo punto vorrei chiedere se attendere nel breve i 145 per vendere o tenere ancora. Cosa gli consigliamo, sinteticamente? Sì, bravissimo, intanto 122, ottimo livello di acquisto. Io terrei, fossi lui, resterei ancora in corsa con il titolo e in area 139-140 andrei a prendere almeno una metà di tutto il profitto contabilizzato fino adesso e poi resterei ancora a mercato cercando di arrivare su quei massimi del 2021, quindi avvicinandomi ad area 145 dollari. Tutto qua. Caro Giorgio, è stato molto interessante il collegamento di oggi, un po' diverso, ma sicuramente che rimane, insomma, e che ci permette di fotografare al meglio la situazione delle big tech. Ovviamente, ci collegheremo ancora con Giorgio. Intanto ti saluto e ti ringrazio ancora. Buon lavoro e alla prossima. Grazie a te per l'invito, a tutti per l'ascolto, buon trading e a presto.